ormai tema di profonde riflessioni nonché di scontri dialettici. Halloween sì, Halloween no, anche in Italia. Oramai negli ultimi anni la festa made in USA dilaga anche qui e l'Alto Chiasso non è da meno. Basta collegarsi a Facebook per essere inondati da giorni da inviti a party, serate, cocktail, balli ed eventi a tema spettrale. Gubbio e Gualdo Tadino su questo seguono la tendenza, visto che poi quest'anno il calendario aiuta, il 31 di ottobre infatti è proprio un sabato sera. E da allora giù con eventi di ogni genere che caratterizzeranno tutta la notte. Ma non solo, ormai tendenza comune promuovere eventi anche per i bambini, proprio come si fa in America. Niente giro per le case con dolcetto scherzetto, ma pomeriggi tra giochi ed eventi. A Gubbio, ad esempio, anche quest'anno la ludoteca comunale organizza il pomeriggio da brividi, dalle 16 alle 19, con percorso tra i giochi e le prove di abilità per ottenere l'attestato di bravo mago. Anche la mostra dei dinosauri non manca all'appuntamento, con un laboratorio per bambini alle ore 21, Brividino, e la visita alla mostra in notturna alle ore 22. Insomma, una giornata che interessa ormai italiani di ogni età, ma che fa salire sugli scudi quelli più attaccati alle tradizioni. Tutti vestiti da scheletre streghe e sempre meno bambini a chiedere, ad esempio a Gubbio, il famoso cicolo durante il nostro carnevale, per non dire di chi sottolinea come ogni santi e i defunti in Italia dovrebbero essere celebrati con altro spirito. La Chiesa stessa prende posizione con analisi che vanno dalle più estreme alle più contemporanee. La Chiesa non debba mettersi a far guerre, battaglie contro situazioni del genere, contro proposte ed eventi che toccano soprattutto il mondo giovanile. La Chiesa ha un compito, quello di annunciare la bellezza della vita cristiana, la bellezza della santità. I santi sono delle stelle che brillano nella nostra vita e che ci ricordano che la nostra vita è una vita fatta di luce. Ecco, allora io penso che l'Isa è questo, quello che la Chiesa è chiamata a fare. Il problema è, a mio parere, che questo appuntamento, che diventa sempre più grande nella sua risonanza, pone a noi, interroga a noi, è quello del modo in cui i giovani si divertono. E noi come comunità ecclesiale penso che dobbiamo interrogarci su questo aspetto per aiutare i ragazzi a comprendere che cosa significa divertimento, che non è semplicemente e meramente lo sballo, che invece oggi sempre più ha spazio nel mondo giovanile.